Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'interesse e la partecipazione che dimostra la curiosità che è all'inizio della conoscenza per un tema così fondamentale che serve per davvero imparare la medicina, non solo sul paziente e del paziente, quello che riguarda la vita del paziente, ma con il paziente. Grazie ai pazienti e caregiver formatori che sono qui presenti con noi e agli studenti e ai professionisti che hanno dato la loro disponibilità per condurre questo workshop. Allora, il workshop, come sapete, si intitola Imparare la medicina con il paziente e il tema, il cuore del workshop è la scoperta del paziente nascosto e del best practice del prendersi cura. Io sono Maria Stella Padula e sono medico di medicina generale. E da sempre mi interesso di formazione degli studenti di medicina e soprattutto di medicina, medicina generale. Dalla medicina generale traggo lo spunto e diciamo, l'importanza che è l'accoglienza dei pazienti, l'ascolto dei pazienti e di come la vita con la malattia è importante da scoprire rispetto anche alla sola malattia. Dunque, intanto vi invito a compilare il pretest. Vi do 2 minuti, c'è un pretest iniziale per sondare un pochino quello che voi pensate di questo tema. Prego. Vi ha messo il link nella chat. Ok, aspettiamo un attimo. Io l'ho messo qui per ricordarci che da fare il pretest. Eccoci, ricominciamo. Grazie mille ragazze per aver risposto. Prof, la parola a lei di nuovo. Ok, grazie. Allora, perché coinvolgere il paziente nella didattica? È una domanda in cui ripensateci, ma non voglio la risposta. Vi do alcune ipotesi più che altro di contesto. Le nuove terapie hanno aumentato l'aspettativa di vita e di conseguenza il numero dei pazienti cronici. Il 50-80% dei pazienti cronici non rispetta la terapia e questo sapete, potete immaginare che è un problema. L'accesso alle informazioni tramite internet ha aperto davvero le conoscenze, le più varie, per cui i pazienti giungono dal medico con tante domande, ma anche con delle autodiagnosi e con richieste già degli esami, prima ancora di sapere cosa pensa il medico di quel problema e come che approccio ha, che problema e che risposte può dare il medico. Accanto a un paziente c'è sempre un caregiver, c'è sempre una famiglia e questo è importantissimo da scoprire perché dobbiamo occuparci anche di lui. Chi è quindi il paziente nascosto? Voi avete risposto, era fra le domande del pretest. Non so se tu, Alice, ne hai qualcuna, se le hai lette una pronta che ti ha, se hanno risposto bene o no. Giusto per dire, hanno risposto correttamente o no. Allora, vediamo un po'. No, molti non lo sanno. Bene, una scoperta molto interessante. Qualcuno ha detto le persone che circondano il paziente, che è molto, molto Vicino, poco, interessante. pochino, pochino. Esatto, e poi alcuni hanno detto proprio il medico stesso. Va bene, perché il medico soffre con il suo Esatto, paziente, il e diventa paziente comunque non sa un ancora di essere paziente, questa è la risposta giusta. paziente. Ok, dai, quindi era Va bene, ok. difficile la domanda, Grazie, abbiamo bene. scaldato, diciamo che il clima è quello giusto, ci siamo. Allora, l'obiettivo quindi di questo workshop è scoprire e conoscere il paziente nascosto, per prendersi cura non solo del paziente, ma anche del suo caregiver, grazie alla presenza dei caregiver formatori che ci sono oggi con noi. Quindi, da una parte vogliamo conoscere il vissuto dei familiari curanti, la fatica dell'adattamento alla vita con la malattia, l'impatto delle cure sulla qualità di vita degli attori coinvolti, come il familiare che si prende cura del suo caro, che soffre nel corpo e nello spirito,
e che il caregiver può diventare a sua volta malato senza dichiararlo. Quindi l'invito ai medici di farlo dichiarare o come di scoprire che lui ha bisogno del medico e quindi cominciare a curarlo. Quindi cosa impariamo? Vogliamo imparare la necessità del prendersi cura anche del caregiver, imparare le buone pratiche di comunicazione con il caregiver e qual è il valore aggiunto della presenza del caregiver come formatore e che appunto avremo con noi, lo scoprirete durante il lavoro del workshop. Dunque, vediamo se scorre. Ok, quindi qual è il programma di questo workshop? Avete fatto il pretest, sto presentando come si svolgerà, avremo un video stimolo introduttivo da parte di un caregiver formatore, di Erika, quindi ci sarà una narrazione dei caregiver che saranno presenti nei piccoli gruppi, in cui vi riunirete subito dopo la presentazione di Erika, in cui i caregiver presenti insieme a un professionista docente e a uno studente facilitatore nella conduzione del gruppo, vi guiderà appunto nello svolgimento dei lavori in piccolo gruppo. Quindi ci sarà una plenaria in cui porterete i risultati della discussione del piccolo gruppo, delle conclusioni comuni dei tre gruppi in modo tale da vedere cos'è che ci portiamo in valigia, cos'è che vi metterete nella nostra cassetta degli attrezzi, quindi in conclusione in cosa consiste il nostro progetto del paziente formatore, sperando che possa diffondersi non solo a Modena ma al di fuori di Modena e quindi che diventi veramente una possibilità di conoscenza del paziente e della famiglia con il paziente. Allora, dunque, vediamo. Quindi ci saranno queste domande stimolo, come vi dicevo, e ci saranno delle domande guida per raggiungere l'obiettivo. A questo punto io vi presento Erika, una dei caregiver formatrici che ci sono oggi, che parte dalla sua storia, dalla sua narrazione, per mettere davvero il dito in quello che è il cuore del nostro workshop. Prego Erika, grazie. Spiega come tutto inizia. Purtroppo non riusciamo a... Ok ragazzi, Erika, ti sentiamo male. In mezzo alla strada. Erika ha fatto un video in realtà per presentarsi, quindi me lo proietto io e dopodiché Erika proverà a riprendere la parola dopo il suo video. Intanto il video posso tranquillamente proiettarlo io perché ce l'ho. Arrivo. Prego, prego. Lo vedete? Non ancora. Ok. Vado. Avete sentito questo rumore? Questo rumore è il rumore di uno sgabello. Lo sgabello del bagno che tutti i giorni mia madre spostava per pulire. Quel rumore che mi diede così fastidio quel giorno perché io stavo studiando per l'esame di maturità, mancava un mese all'esame di maturità, per cui immaginatevi. Ero lì, coi fogli sparsi ovunque, a ripetere storia. Subito mi arrabbiai perché pensai che era mia madre, che per l'ennesima volta stava facendo le faccende di casa e mi stava disturbando. Per cui corsi in bagno, che era adiacente alla mia stanza, per arrabbiarmi con lei, per dirgli mamma basta, devo studiare, vuoi capirlo che devo studiare? Ma quello che mi trovai davanti fu sconcertante per me che avevo 19 anni. Quello che mi trovai davanti era mia madre stesa a terra, stesa e inerme, che stava gorgogliando come lo scarico della doccia. E subito volarono tutti i fogli, ovunque. Neanche mi importava più niente della mia maturità a quel punto. E subito corsi da lei. Non era cosciente ancora, mi rispondeva un po'. E quello che feci fu chiedere aiuto, urlare. Gridavo, aiuto, aiuto, qualcuno può venire qua per favore, perché non sapevo come gestire la situazione, avevo 19 anni. Nessuno veniva là, quindi... prese in mano il telefono e mi sbagliai, digitai il 117, che è la guardia di finanza, se volete saperlo, oltretutto. E dissi, non mi importa se siete la guardia di finanza, vi prego, venite qua, c'è mia madre che sta male, sputa sangue dalla bocca. E grazie a questa descrizione così dettagliata, capirono che era grave la cosa.
Quando arrivarono mi dissero, la portiamo direttamente a Baggiovara all'ospedale perché è un caso troppo grave. Probabilmente un'emorragia cerebrale. Emorragia cerebrale. Mi viene ancora a ridere a pensare a emorragia cerebrale. Perché a 19 anni cosa ne vuoi sapere di emorragie cerebrali? Cosa ne vuoi sapere di tua madre? Stesa lì così? Ti dicono emorragia cerebrale. Non ti dicono però come andrà e tu non hai neanche la cognizione di causa di capire quali potranno essere le conseguenze. L'unica cosa che non mi hanno detto è che lì a poco la mia vita sarebbe cambiata. L'ho capito già quando sono arrivata al pronto soccorso. Quando arrivai all'ospedale mi dissero, ah, ma quindi siete voi il marito e la figlia della signora. Ah. Da lì cominciamo a girare tantissime sale d'attesa fino ad arrivare in quella del chirurgo, dove ci dissero le famose parole. Salutatela, perché non sappiamo se tua moglie, tua madre, supererà la notte. E di lì la mia vita è cambiata completamente. Eccoci, sperando che Erika possa essere tornata tra noi, penso che tutti abbiate visto il video introduttivo. Erika? Ho provato a spostarmi in un posto che si dovrebbe sentire un po' meglio, qua la voce dovrebbe prendere meglio la connessione. Benissimo. Adesso sentiamo benissimo, sì. Sì, si E sente. ho deciso di fare questo video introduttivo perché mi sembrava un bel input da darvi per farvi capire cosa c'è dietro a un malato, le sensazioni che provano i familiari. Perché comunque quelle sensazioni che si provano all'inizio comunque ti accompagnano un po' per tutto il resto del percorso poi con la persona che accudirai. E mi è sembrato un bel modo di farlo tramite video perché obiettivamente davanti a voi non sarei riuscita a rendere le stesse emozioni, ma sono emozioni secondo me importanti che vi arrivino per capire meglio il concetto, per capire meglio cosa c'è dietro a un caregiver, dietro la persona che si prende cura di qualcuno, dietro una persona che comunque ha sofferto e quella sofferenza se la porta dietro. E penso che registrato da una persona che ha la vostra età, perché comunque io ho 19. Ho 27 anni, all'epoca ne avevo 19. Posso farvi anche capire che non sei caregiver solo a 50 anni quando il genitore diventa anziano, ma anche quando sei giovane. E questo è il motivo per cui ho fatto fondamentalmente questo video introduttivo che dovrebbe servire come stimolo. Grazie mille Erika. Abbiamo scoperto quindi, insomma, chi è il paziente nascosto. Allora, per quanto riguarda prof, se per lei è d'accordo, io posso anche dare mandato ai ragazzi di dividersi nei piccoli gruppi. Io direi che siamo, cioè dobbiamo proprio immergerci adesso nel lavoro di condivisione, di risposta alle domande per costruire un po' chi è il paziente nascosto e quindi scoprirlo e rielaborare un po' i vari concetti e arrivare con qualcosa da mettere appunto nella nostra cassetta degli attrezzi come professionisti. Ok? Prego. Esatto. Vediamoci, ognuno ha il link nei lavori di gruppo. Allora, ragazzi, adesso andando cliccando sui vostri gruppi, quindi gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3 per il mattino, cliccate sul link di Meet e ci dividiamo nelle piccole stanze, ok? Dopodiché, alla fine dei lavori di gruppo, ci ritroviamo qui. Mi raccomando, i responsabili dei lavori di gruppo tengano bene il tempo, così dopo riusciamo a ritrovarci in tempo. Buon lavoro! Dunque, manca il terzo gruppo, visto che c'è il gruppo di Davide, e c'è il Eccoci, prof. gruppo di Erika. Poi. Buongiorno.
Noi ci siamo, prof, siamo arrivati. Gruppo di Luisa. Scusateci, noi ci siamo attardati, ho fatto la moderatrice scarsissima. Linda. Eccoci, ci siamo tutti. Ci chiamo poi Sì, sì, Stella. deliver. Io direi di andare con ordine e iniziare col gruppo. Facciamo uno, due, tre, no? Benissimo, allora Mattia si è Sì, proposto come relatore del nostro gruppo. Eccolo, vai pure Mattia. non sono riuscito ancora a mandarti Sì, non ti la... preoccupare, lo puoi Alice, ci siamo tutti? presentare tu. Ok, perfetto. Benissimo, grazie mille. Sì, prof, ci sente? Sì, ti Mi sentiamo. manca Giulio, non ci siete. Adesso comincia Mattia a presentare e poi... Insomma, allora, mentre Mattia cerca di Com'è presentare il andata? Qualcuno di PowerPoint, qualcosa? sì, insomma, il Intanto in gruppo è attesa stato che vi riuniate molto, tutti. molto bello, molto partecipato, Qualcosa a caldo? quindi Ci voleva un questo po' mi ha di tempo fatto in molto più, piacere, vi probabilmente, ringraziamo però sì, diciamo tutti. che la plenaria serve anche per raccogliere le idee emerse, confrontarsi, aggiungere in modo tale che venga fuori una. Dall'elaborazione di più gruppi e di più test, di più percezioni e riflessioni, qualcosa che arricchisce davvero, insomma, l'apprendimento di oggi. Tra l'altro, volevo chiedervi, via via che vi Prof, ci collegate, sente? quanti di voi si sono sentiti più caregiver o più professionisti? Mi rivolgo agli studenti che hanno partecipato al workshop. È una Prof, lei domanda ci che mi sente? pongo lì da Mattia, rispondermi quando poi vuoi puoi partire. No, non ci anche alla sente. fine, insomma, Adesso la chiamo al ascoltando i cellulare. nostri caregiver, Mattia, quando vuoi puoi se vi partire siete con la sentiti presentazione. appunto più Aspetta un attimo, Tommy, perché la prof non coinvolti sente. come in prima persona come caregiver. Perché io ho ascoltato alcuni di voi, ho visto che questo sì, succede molto più facilmente che mettersi dalla parte dei professionisti. Ma non ci sta sentendo, perché noi parliamo, però lei non Ma sente, anche quindi. con me aveva dei problemi. Io direi che intanto Mattia può cominciare a proporre quanto ci siamo detti nel nostro gruppo e poi a seguire gli altri. Direi proprio di sì. Vai Vai Mattia. Mattia. Ah, ma voi mi avete sentita? Noi sì, lei? No, noi ti sentiamo, ma tu ci Io sei. non vi vedo, io non Vai vi pure vedo, Mattia, non vai so pure Mattia. perché, non so dove Adesso devo dice chiama la andare, ma è un prof. problema. Adesso riesco e rientro. Ciao. Sì, scusate, ma ho avuto un problema. Ok, vai Mattia, adesso Rientro. la prof entra e riesce. Vedete tutti o no? Vediamo Mattia, Sì, vediamo, grazie. vediamo. Perfetto. Adesso sì. Allora, intanto mi presento, sono Mattia e sono del gruppo 1 e quindi abbiamo la storia di Linda. E quando dal racconto è emerso il fatto che comunque, tanto parlava di era una storia appunto di una mamma che aveva appunto una figlia malata e appunto ha trascurato il fatto di essere, cioè ha trascurato proprio la propria persona, si è presa solamente cura della propria figlia. Quindi, innanzitutto, il problema avuto dal caregiver, in questo caso quindi la mamma di Emma, è stato appunto quello di essere solamente mamma, quindi si è presa appunto solamente in carico i bisogni della figlia, mettendosi appunto in secondo piano, non pensando appunto ai propri bisogni, quindi
al fatto che comunque anche lei era comunque una persona, non era solamente appunto la mamma, e aveva bisogno anche un po' di normalità, quindi faceva appunto fatica a riconoscere i propri bisogni. E allora, che ruolo che ruolo ha avuto appunto la che ruolo hanno avuto quelli il personale sanitario in questo nei suoi confronti? Allora, innanzitutto abbiamo visto che comunque l'infermiera aveva ascoltato la situazione, appunto ha dimostrato di avere di ascoltare comunque i vari pareri di Linda, ma si è limitato solamente all'ascolto, aveva comunque capito quali erano i suoi problemi, ma non ha agito. E inoltre abbiamo visto appunto anche il medico di famiglia, che è stata una figura molto importante nei confronti di Linda, che ha visto effettivamente che Linda non si riusciva più a prendere cura di sé, si prendeva solamente cura di propria figlia, e di conseguenza fa dei salti mortali affinché appunto Linda capisse e accettasse questa situazione, e che aveva bisogno anche comunque di riposare, di un po' di normalità. Quindi le cattive pratiche che abbiamo appunto riscontrato è stato il fatto comunque che appunto innanzitutto l'infermiera ha solamente ascoltato, non ha agito, non ha e il fatto che Linda quindi aveva bisogno anche di normalità è stata trascurata, diciamo. Nessuno ha agito tra il personale sanitario per far sì che appunto Linda si prendesse cura di sé. E inoltre non hanno fornito un corretto supporto psicologico. E abbiamo visto anche il fatto che comunque è difficile comunque fornire un supporto psicologico da parte dello psicologo, che viene visto comunque come una figura che è importante per persone comunque con tra virgolette dei problemi, o comunque che sono appunto fragili. Di conseguenza questa appunto figura può essere in qualche modo sostituita da quello che è il medico di famiglia, che appunto conosce molto bene il familiare e anche il paziente. Poi, allora, che cos'è che abbiamo imparato? Abbiamo imparato innanzitutto che il personale sanitario si concentra troppo sul malato e non sulle persone che gli stanno intorno. Questo lo vediamo nella pratica di tutti i giorni, comunque che il personale sanitario si concentra sulla malattia, non pensa neanche appunto a volte alla persona del malato, cioè quello che sta al di fuori della malattia, pensa solamente alla malattia e come curarla. È importante quindi in questo caso l'ascolto attivo, quindi sapersi comunque non solamente ascoltare, ma capire quello che anche non dice il paziente, ma di cui ha bisogno, e anche appunto i familiari. E quindi in questo caso è fondamentale l'empatia, che non deve essere solo nei confronti del malato, cioè quindi capire quali sono appunto i bisogni e quali sono i sentimenti del malato, ma anche nei confronti dei familiari, che molto spesso sono, come abbiamo detto, i pazienti nascosti, sono anche loro comunque da tenere sotto controllo, da comunque da aiutare. Ed è quindi importante agire e non limitarsi solamente all'ascolto, come abbiamo visto fatto l'infermiera. L'ascolto è sì importante, ma l'ascolto di per sé non basta, è necessario comunque agire. Ok, fine. Grazie mille, Mattia. Perfetto. Perfetto, togli l'audio, Mattia, per favore, perché sì. Un po' di rumore di sottofondo. Andrei avanti con i prossimi gruppi. Va bene, prof? Io volevo chiedere, visto che finisce il gruppo di Linda, se Linda ha qualcosa da aggiungere a quello che è stato detto e stato elencato come risposte, proprio con flash. Un flash, come ho detto con i ragazzi, mi sentite? Come ho detto con i ragazzi, a chiusura del nostro incontro, sono stati secondo me attenti e hanno ascoltato quello che io ho detto, che non è facile ascoltare senza aver sotto il testo scritto. Hanno preso delle parole chiave importanti e hanno capito che a volte appunto l'attenzione è focalizzata non solo sul paziente, ma su quello che lo circonda. L'ascolto attivo deve essere sempre collegato ad un'azione, deve avere una conseguenza, e soprattutto hanno individuato la persona del medico di famiglia, che era esterno all'ambiente ospedaliero, come persona e figura di cura importante nella situazione, per cui insomma hanno trovato tutti i concetti chiave importanti. Grazie, ok, direi passare al prossimo.
Adesso dovrebbe essere il gruppo di Chiara ed Erika. Perfetto, condivido subito un secondo. Buongiorno intanto. Si vede? Vediamo, sì, grazie. Si vede. Perfetto. Comunque piacere, io sono Marco e faccio solo dare da reso conto delle belle riflessioni che sono state proposte. Riguardo ai bisogni e problemi del caregiver abbiamo messo assieme sia quello che è successo ad Erika, quindi tutto quello che abbiamo osservato nella sua esperienza, ma anche delle esperienze personali. E la prima cosa è importante come bisogno del caregiver è la considerazione, cioè il fatto che sia fondamentale l'ascolto vero nei confronti della persona che si prende cura del malato e come importante fonte di informazione. E l'esempio nel caso di Erika è per esempio che lei era in grado ed è tuttora in grado di capire i cenni che sua mamma riesce a che fa e quindi le informazioni che trasmettono, e come in alcuni casi questa diciamo sua capacità non sia stata considerata ma sia anche stata sminuita. E invece molto spesso, proprio perché il caregiver si prende costantemente cura del paziente, ha una grande abilità nel capire i bisogni del paziente stesso e che passano anche a volte indirettamente dall'atteggiamento del caregiver, e proprio perché quasi diventano un'unica persona. E poi l'altro aspetto è che molto spesso il caregiver si trascura e perde diventa invisibile e pensa solo alla persona di cui si prende cura, e quindi è una riflessione comune di un bisogno che molto spesso i caregiver hanno è stata quella di in qualche modo prendere anche dei propri spazi di vita, cioè mantenere una propria identità, così anche da poter riflettere positivamente il proprio benessere anche sul malato. E quindi l'unico modo che abbiamo pensato è non lasciare il caregiver da solo o da sola, oppure con i pochi parenti stretti, nel caso di Erika solo il papà, ma anche avere un sostegno da parte dei vari sanitari e anche di altre persone, cioè l'ampliare il raggio di persone coinvolte aiuta sicuramente a sentirsi alleggeriti. E in questo rientra anche il sostegno psicologico, e molto spesso appunto si fornisce solo un sostegno sanitario, molto spesso solo al malato e non anche al caregiver, che magari può aver avuto degli shock importanti, come il capovolgimento di una situazione che prima era molto normale può essere diventata insolita. Esempio, chi prima ti accudiva, come nel caso di Erika la mamma, è diventata la persona in pochissimo tempo che tu devi accudire con moltissimi elementi. E questo può essere uno shock, e il sostegno psicologico si vede, perché poi dopo, quando la situazione si attenua, possono emergere anche dei sintomi, dei problemi, non solo fisici nel caregiver, ma anche psicologici. E l'ultimo aspetto, la informazione, la formazione dentro, cioè della persona, sulla condizione patologica del parente. E nel caso Erika ci diceva che lei, l'unico modo per stare tranquilla e quindi per non essere in angoscia o in ansia, era informarsi su quello che sua mamma aveva, e quindi informarsi ad esempio tramite internet o YouTube, vedere video su quella condizione, perché conoscere è l'unico modo per poter fronteggiare una situazione negativa. E abbiamo pensato delle cause a volte per cui i sanitari non spiegano velocemente la condizione al caregiver, che non è affatto un sanitario, quindi non ne sa niente, e però ha necessità di sapere tutto su quella condizione, e può essere ad esempio la frettolosità, però la conseguenza può essere l'informazione via internet di una persona non esperta, che non porta sempre a frutti positivi. Le buone e cattive pratiche, e sulle buone pratiche abbiamo notato come ci siano stati diversi sanitari che hanno capito l'importanza del creare un'alleanza tra sanitario e caregiver. C'è la considerazione, il capire le potenzialità, che sono potenzialità nascoste, non sono sempre visibili, ma nel caregiver. E spesso sono potenzialità che un sanitario le riconosce se è stato per primo caregiver, oppure se sa che cosa vuol dire affrontare e vivere una malattia anche fuori dall'ospedale. E l'altro aspetto, viceversa,
in opposizione la non considerazione, il non ascolto e soprattutto il giudizio, tra virgolette, sotto i baffi, cioè quel giudizio che passa dagli sguardi, dagli atteggiamenti, che indicano un mancato ascolto e anzi a volte è successo, ci diceva Erika, come che ci fosse stato uno sguardo in cui un sanitario pensava in modo abbastanza evidente, ma solo dal modo in cui si è atteggiato, che e questo è il classico parente che crede di capire tutto quello che il paziente ha e non capisce che è malato di mente, quando invece poi si è scoperto che non era malato, le smorfie che faceva non era perché fosse malato di mente il paziente, ma perché aveva un'altra patologia. L'altro aspetto positivo è la continuità nel seguire, cioè gli stessi curanti riescono anche a capire meglio, grazie alla continuità, le caratteristiche del paziente e se insorgono nuovi problemi, eccetera. E invece viceversa, la mancanza di continuità o altri aspetti possono comportare la semplificazione, il considerare un caso come uno stereotipo e non capire che magari è un caso diverso, unico, con caratteristiche aggiuntive e quindi sono opposti. Poi l'ultimo aspetto, il supporto psicologico, che già tornava nei bisogni e che un caregiver ha necessariamente bisogno, soprattutto se è solo, sola o in poche persone, è opposto alla, a volte, quella che si osserva in alcuni sanitari, che possono essere di varie tipologie, di ogni tipo, dal logopedista al medico, all'infermiere, eccetera, e l'eccessiva anestetizzazione, cioè quanto l'ambito sanitario richieda un po' di riuscire a non soffrire più di tanto, ma a volte questo diventi eccessivo e sia anche una comporti il giudizio, la semplificazione, tutti gli aspetti sovrastanti, quindi la mancanza di empatia, di quel minimo di empatia che aiuta sempre. E che cosa è rimasto in tutti noi? Grazie a Erika e non solo, quanto sia importantissimo informare adeguatamente il caregiver, e proprio perché il caregiver non è un sanitario, e anche per questo ascoltare i dubbi che a volte non vengono detti, i dubbi nascosti che passano dagli atteggiamenti, e questi due aspetti sono fondamentali e che abbiamo in vari vissuto anche sulla nostra pelle, e l'importanza di non giudicare in assoluto, cioè che bisogna sempre avere la considerazione che tutto quello che si può vivere in un paziente può essere assolutamente nuovo, ci possono essere delle cose che nemmeno immaginiamo. E per ultimo aspetto, la fiducia reciproca. E quanto il caregiver conosce il paziente, quindi si deve formare non un'alleanza, ma un'alleanza tra caregiver e sanitario. Quindi la fiducia quanto sia fondamentale per effettivamente migliorare le condizioni sia del paziente che del caregiver e quindi anche del sanitario. E niente, finito. Grazie mille. Grazie Marco. Prego, a voi. Grazie Marco, adesso andiamo al gruppo 3, io presento, Valeria parla. Salve, buongiorno. Aspettiamo giusto un attimo che si venga condivisa la presentazione. La vedete? Sta caricando? Ok. Ecco. Ok, perfetto. Vai, Valeria. Appunto, partendo appunto da quelli che sono stati i bisogni e i problemi nel nostro caso di Luisa, il primo che abbiamo riscontrato è stato il fatto che non fosse stata orientata sui percorsi di cura, quindi non le sia stato indicato quale fosse la strada da seguire dopo la diagnosi della malattia, in questo caso di suo padre. E il secondo punto è avere la possibilità appunto di avere tempo per prendersi cura di se stessi, perché chiaramente avendo una persona che ha necessità del nostro aiuto, questo porta via molto tempo libero ed è controproducente però dal lato emotivo, emozionale, personale, perché ti, diciamo, disidrata, per così dire, ti toglie tutto quello che, tutte le energie. E essere aiutati, ok, a prendersi cura di se stessi è sempre collegato al punto precedente, e anche da un punto di vista magari psicologico, come è stato fatto presente anche dal gruppo precedente,
e affidarsi e fidarsi di qualcuno, in questo caso del medico, del sanitario, proprio perché non è sufficiente che ci venga detto non si preoccupi, questo è non si deve, non si preoccupi perché non è un problema o perché non è un sintomo, sì, ma da paziente che non è informato e che non ha le stesse competenze del medico, ciò non... scusate un secondo. Ok. E da paziente che non è informato come il medico, non è sufficiente, essendo la persona comunque preoccupata per il familiare, è necessario che ci sia questo rapporto di fiducia con il medico curante. E sostegno anche nella parte burocratica, è importantissimo, perché dovendo spendere molto tempo con il familiare, Luisa ha trovato difficoltà anche da un punto di nel mantenere il lavoro, perché giustamente stava lavorando oltre che tenere, insomma, prendersi cura di suo papà, e le è stato indicato il modo attraverso cui richiedere la 104 soltanto da un'associazione esterna, quindi diciamo all'ambiente prettamente medico, che le è stato di grande aiuto, ma sarebbe stato ancora meglio se lo avesse scoperto prima, diciamo. Stessa cosa, essere messo a contatto con associazioni, abbiamo riscontrato fosse molto importante, proprio per alleggerire sempre il carico di emotivo e di psicologico e di lavoro proprio del caregiver. E sostegno e guida per la famiglia della persona con il malato, allo stesso modo, avere appunto idea di quelli che saranno magari gli sviluppi della malattia, in modo tale da essere anche preparati e non essere soltanto fortunati di trovare la struttura giusta in cui far ricoverare il proprio familiare, diciamo che data già la pesantezza della scelta, che è molto, molto complessa e molto difficile, non si può soltanto pensare di basarsi sul caso e sulla fortuna, ma essere indirizzati verso quella che è la scelta appunto migliore del caso. Poi abbiamo... Alice, se riesci... Ok, perfetto. E buone e cattive pratiche. Dunque, tra le buone pratiche, nella storia di Luisa ci sono state queste due infermiere che gli ultimi giorni di ricovero del padre, prima che la lasciasse, hanno mostrato davvero, con piccoli gesti, però grande umanità, e questo è stato di grande conforto sia per il padre di Luisa che per Luisa stessa. E poi abbiamo anche la cura del benessere della persona quando non può guarire, nel senso che appunto anche se questo piccolo gesto che è stato dare l'asciugamano appartenuto al papà di Luisa al padre mentre era in ospedale, quindi in questo posto lontano da casa, gli ha dato appunto quel sentore di casa che lo ha aiutato magari a rilassarsi, a tranquillizzarsi, che non è quello che lo farà guarire, ma comunque gli allevia qualche dolore. E appunto sempre manifestare umanità. Cattive pratiche, minimizzare, far sembrare cose meno importanti e dire appunto di non preoccuparsi senza offrire spiegazioni, un po' come detto in precedenza, e trattare i caregiver, i pazienti da stupidi, nel senso di non minimizzare sempre quelli che sono e considerare queste persone come non istruite, quindi non alla pari nei loro giudizi. Assumere atteggiamenti del tipo so io quello che va fatto e ti devi solo fidare di me, da parte chiaramente del medico o comunque del personale sanitario. E poi abbiamo, ok, dare dignità al luogo di cura. Questo è, diciamo che è un po' meno forse alla portata del medico in sé, però abbiamo riscontrato fosse molto importante,
perché rendere l'ambiente di cura più personale, più vicino a chi davvero lo sfrutta e lo vive nella maniera, diciamo, dal lato negativo, quindi il paziente, appunto, permette al paziente stesso di essere più tranquillo e di sentirsi più a casa. E cattive pratiche, i luoghi appunto che generano sensazioni spiacevoli sia nel caregiver, soprattutto nel caregiver, ma anche nel paziente, e poco curati, poco accoglienti, a non fornire conoscenze sempre riguardanti queste, le reti che possono, di associazioni o di sostegno al caregiver, alla famiglia, e dover lottare per accedere ad informazioni appunto sui supporti presenti nella società. Quindi sempre lo stesso discorso. Poi quello che abbiamo imparato è stato appunto l'importanza di queste reti di supporto al caregiver, alla famiglia, che dovrebbero essere suggerite, o sarebbe una cosa molto favorevole se fossero suggerite direttamente dal medico, in modo tale che il familiare, dopo aver ricevuto, scusatemi il termine, la patata bollente della diagnosi, si ritrovi anche, diciamo, una scialuppa di salvataggio su quale sia il percorso da seguire. L'importanza dello scambio di conoscenze fra professionisti e pazienti, appunto per anche una tranquillità del caregiver stesso, in modo tale che sia informato appunto su quello che sta avvenendo al proprio familiare, e appunto curare i luoghi di cura e non sottovalutare neanche questo aspetto. Grazie. Grazie Valeria, bravissima. Davvero. Prof, allora Linda, diamo la parola alla portavoce del gruppo dei caregiver, Linda, che... Sì, e Alice, riesci tu a condividermi? Sì, certo. Grazie, perché prima ho avuto un po' di problemi col computer, non vorrei che si ripresentassero. Ok, ho visto che intanto la prof aveva alzato la mano, non so se vuol dire qualcosa, io intanto ti metto in condivisione la presentazione, grazie. Linda. Prof, non la sentiamo. Perché è mutata. Ok, adesso sì. Devo ringraziare moltissimo i nostri caregiver e gli studenti che comunque hanno accolto davvero tantissimo, che adesso alla Linda toccherà proprio fare una sintesi e fare emergere solo quello che non è emerso. E quindi sarà un po' dura, perché lei aveva tantissime cose che l'ha preparata. Comunque Linda cerca un po' di fare la sintesi e in modo da andare a avviarci alla conclusione nei tempi che avevamo previsto. Prego Linda, grazie. Ok, e innanzitutto credo che a questo punto non ci sia tanto da commentare, ma vorrei solo leggervi velocemente un po' alcune slide per fare un attimo, tirare un attimo le fila del discorso, perché tanto tutti i contenuti sono venuti fuori dalle vostre slide, e qualcosa anche in più avete dato, per cui non c'è nulla da commentare, secondo me, ve le leggo molto velocemente. E quindi riflessioni conclusive sul caregiver. Perché si dice che il caregiver è un paziente nascosto? Perché essere caregiver significa vivere in funzione di due soggetti, minimo due soggetti, perché Luisa sa in realtà che lei era un caregiver di più persone, la persona di cui ci si prende cura e la sua malattia. Essere caregiver significa essere un'ombra che è legata comunque alla persona, quindi tu non esisti più. E per questo il caregiver fatica a trovare il tempo per sé, perché io non ho tempo per me, e quindi io i miei sintomi non li voglio vedere, perché è una fatica in più, un lavoro, e non li voglio vedere e li sottovaluti. E quindi faccio fatica anche ad aderire ai programmi per prevenire i problemi. I caregiver, è risaputo e noto da molti studi, che hanno un rischio aumentato rispetto alle persone non caregiver di sviluppare malattie come le malattie cardiovascolari, i sindromi ansioso-depressive e i tumori, soprattutto le sindrome ansioso-depressive. Seconda cosa, ok, perché è importante portare alla luce un paziente che si dice nascosto? Innanzitutto perché siamo
davanti a voi, io davanti a me ho dei medici, per cui curare è la missione del medico, no? Perché uno diventa medico per curare. Perché anche se è molto più difficile curare un paziente che non si percepisce paziente, è difficilissimo, però credo che sia più appagante per un medico. Perché curare il paziente caregiver significa anche curare meglio la persona di cui si prende cura. Perché significa evitare il possibile dramma medico e umano che viene spesso associato ad un collasso del caregiver, perché ci si arriva al burnout, c'è, prima o poi arriva. E spesso infatti i caregiver cosa dicono? Dottore, ma io se mi ammalo io, ma come si fa? Ma chi si prende cura della persona? Io non posso permettermi di ammalarmi, mi scherziamo? Perché caregiver svolgono un ruolo fondamentale per la comunità. Vero? Perché se non ci fossero i caregiver, chi si prenderebbe cura di queste persone? Quindi meritano sostegno, riconoscimento ed assistenza. Quindi è fondamentale portare alla luce il paziente nascosto che esiste in ogni caregiver, perché è inutile negarlo. Prossima slide. Arriva. E quindi qua entriamo nel fulcro, no? Che cosa possono fare i medici o comunque gli operatori sanitari? Innanzitutto mettere in luce il caregiver come persona e quanto tale una persona ha delle necessità e dei bisogni. Il medico può favorire il percorso di riconoscimento e accettazione di questi bisogni da parte del caregiver. Molti di voi l'hanno detto, spesso il caregiver non vuole neanche pensare al fatto che lui ha delle necessità e dei bisogni. Non ho tempo di curarmi. Il medico serve anche a questo. Il medico può aiutare il caregiver a prendersi cura di te, di sé, quindi non è semplicemente oh, io te lo dico, se poi mi ascolti bene, se non mi ascolti, cavoli tuoi. No, il medico proprio ti prende per mano in questo percorso. Aiutare il caregiver a comprendere che la sua salute, quindi non solo fisica ma anche psicologica, ok, è la base anche per la salute del proprio familiare. Ripeto, anche nella storia di Erika, se si ammala Erika, sua madre, ma chi ci tiene dietro? E soprattutto il medico, come best practice, l'avete detto tutti, può creare un'alleanza importante con il caregiver, con la famiglia, e questo aiuta il benessere della persona assistita, ma anche del caregiver, quindi è trasversale l'aiuto e l'intervento di un medico. E, ok, puoi andare a quella dopo? E come si fa? Come fanno i medici a mettere in luce un caregiver? Cioè, quindi passiamo da quello che si diceva prima, l'ascolto, all'azione. Beh, innanzitutto il medico può fare domande dirette, interessate e ascoltare le domande. Ma come stai tu? Ma ti stai prendendo cura di te? È successo qualcosa? Cosa posso fare per te? Quindi controlli, esame, visite, in corrispondenza anche della visita della persona assistita. Il medico può incoraggiare il caregiver a prendersi del tempo per sé ed aiutare quindi, come dicevate, il senso di colpa che il caregiver ha nei confronti della persona che assiste. E come dicevate prima, spesso il medico, soprattutto il medico di medicina generale, che conosce bene la situazione, è il primo supporto psicologico, perché io paziente, io mi fido ciecamente del mio medico di famiglia, se mi dice che quello è quello che devo fare per star bene io e quindi far star bene il mio caro, è la prima cosa che faccio. Accompagnare, supportare nel percorso di comprensione che la cura e il benessere di una persona in generale non passa sempre attraverso una pastiglia, un farmaco, una terapia, ma anche a volte attraverso spazi e tempi propri. Andare a correre, lo dicono tutti, aiuta non solo il fisico a star bene, ma anche la mente, ok? Prendete del tempo per andare a correre. L'ultima? Fa posto, non ce n'erano più. No, Alice? Però abbiamo finito, sì. Perfetto, allora scusate. E quindi, insomma, io credo che non ci sia nulla da commentare perché avete commentato tutto voi nei piccoli gruppi, secondo me. Benissimo. Anche le domande le avete fatte nei gruppi, perché c'è sempre un workshop senza domande, sembra che non si possa esaurire così, ma in realtà i piccoli gruppi sono serviti a questo. Però noi abbiamo nel post-test da poter fare delle domande, quindi vi prego di farlo. Bene, adesso concluderei io con Alice,
per concludere mettendo a fuoco allora, il progetto del paziente formatore, quello che stiamo facendo a Modena per restituirvi e darvi qualche stimolo per poter partecipare o creare anche nelle vostre città, nelle vostre università, questo, provo a dire un po', a fare quindi questa sintesi. Allora, lo metto in condivisione un attimo solo. Sì. Ok, un attimo. Eccoci qua, presentazione. Ecco, a questo punto, chi è il paziente nascosto e più in generale chi è il paziente formatore? Il paziente formatore è colui che, da esperto della sua malattia, impara a trasmettere gli aspetti fondamentali della vita con la malattia come contenuti complementari a quelli della malattia. Non si sostituisce al docente, ma lo affianca. Vedete, c'è questo proprio concetto di complementarietà, per cui ci sono i pazienti, i caregiver, portatori di valori di conoscenze complementari, e i docenti professionisti sono esperti della malattia. I pazienti, da esperti della vita con la malattia, diventano formatori e integrano il sapere del docente, ed è proprio un sapere in co-costruzione, come quello che avete visto oggi, quello che ha fatto il nostro caregiver. No, questa sarebbe difficilissima da commentare, questa diapo. In realtà ve l'ho messa solo per far vedere che Montreal, l'Università di Montreal, a cui noi ci siamo ispirati, ci sono una serie di diciamo, situazioni in cui il paziente e la simulazione diventano oggetto e strumenti di formazione. Vedete dov'è il paziente formatore nostro, ci sono varie poi diciamo, stadi. Il nostro paziente formatore è lì. Come si diventa pazienti formatori? Innanzitutto ci deve essere una scelta, una selezione dei pazienti e caregiver che possono essere capaci di farlo. Non tutti sono adatti, non tutti possono diventare pazienti formatori, per cui è importante la durata della malattia, è importante lo stato di salute che deve essere stabile, ci deve essere un distacco emotivo o comunque una rielaborazione a distanza della propria situazione per poterla poi estrarre e raccontare, bisognerebbe estrarre dei concetti trasversali e non soltanto l'esperienza di malattia del diabetico, dello scompensato di cuore eccetera, ma la comunicazione della diagnosi, il vivere con la malattia, quindi tutto il disagio, aderire a un trattamento, tanti aspetti che sono comuni a più malattie, le capacità comunicative del paziente e del caregiver per diventare un formatore. A Montreal ci sono una serie di manuali, regole rigidissime per insegnare, per diventare formatori. Noi a Modena abbiamo comunque utilizzato come elemento importante, strumento importante, la narrazione della storia del paziente, da cui poi estrarre in momenti diversi i contenuti importanti, rielaborarli, condividerli col gruppo, perché noi abbiamo un gruppo di pazienti e di caregiver, in modo tale da poi scegliere cosa è funzionale e complementare ai contenuti che insegna il docente. Qual è il valore aggiunto della lezione integrata con il paziente, allora? Lo direte, l'avete detto in parte, elenco alcune cose importanti per parlare di questi contenuti trasversali: la comunicazione di una diagnosi, la paura e la solitudine del paziente, la gestione di una terapia, prendersi cura anche della famiglia, quello che ha detto Linda, come madre di Emma, il marito di Francesca, Francesca parlerà questo pomeriggio, della mamma di Erika, del papà di Luisa. Il paziente può insegnare che la malattia è un percorso e non è un istante della propria vita che inizia e finisce, soprattutto la malattia cronica. Questo percorso può a volte
cambiare irreversibilmente la propria esistenza, si interrompe un viaggio, quello che ha detto Linda, quello che ha detto Erika, non si può curare la malattia cronica senza la collaborazione del paziente. Noi abbiamo, siamo passati attraverso varie tappe, cominciando dal 2015, da Montreal, c'è stata la presentazione in Europa del progetto da parte di alcuni di voi, degli studenti, ci sono stati vari momenti formativi per formare i pazienti e ultimo, ma molto importante, è stato il corso di perfezionamento universitario per formare i pazienti e caregiver. I nostri pazienti di oggi sono formati, hanno un diploma universitario di formatori e abbiamo abbiamo costituito da neanche un anno il laboratorio EduCare, che è un centro di formazione e ricerca in cui si fa ricerca nella didattica e ricerca, speriamo, anche con i pazienti, anche nei vari ambiti della ricerca. Paziente non oggetto di ricerca, ma che fa parte del team di ricerca. A questo punto passo la parola ad Alice Serafini, che ha appunto questo assegno di ricerca e che vuol dimostrare quanto questo sia importante. Ti do la parola, Alice. Prego, ti tolgo. Grazie, la prof. Esatto. Sì. Lo faccio io? Velocemente, mi dispiace. Sì, ma dico solo due cose. No, velocemente, mi dispiace che ho fatto anche io in fretta, ma non c'è tempo. Prego. Ok, ragazzi, allora, io appunto, come ha detto la prof, mi chiamo Alice Serafini, sono una medica, adesso sto facendo ricerca nel laboratorio EduCare, e sono la prima ricercatrice, diciamo, in senso temporale del laboratorio. È una cosa molto grande per me. Il laboratorio EduCare appunto nasce dal progetto del paziente formatore a Modena ed è un'intersezione tra il dipartimento tra la facoltà di medicina e la facoltà di scienze umane, quindi anche da questa intersezione si capisce come il suo mandato sia proprio migliorare le competenze umane relazionali, degli studenti delle professioni sanitarie. Come lo vogliamo fare? Vogliamo farlo innanzitutto creando delle esperienze didattiche tipo workshop atelier, come questa che abbiamo fatto oggi, ma anche come altre, soprattutto su degli argomenti che siano, diciamo, non trattati solitamente nel curriculum degli studenti di medicina in modo da integrare le loro conoscenze. Inoltre adesso, in parte per colpa della pandemia, ci siamo concentrati anche sulla creazione di ambienti innovativi virtuali e quindi stiamo sviluppando dei progetti per creare delle piattaforme di scambio permanente tra studenti e pazienti, in modo che si possano parlare e imparare gli uni dagli altri. Inoltre, oltre a questo, quindi oltre a fare delle esperienze, diciamo, isolate anche nel tempo, tipo i workshop e gli atelier, stiamo promuovendo anche dentro l'università la codocenza, quindi la compresenza durante la lezione ordinaria di medicina, come quella sul diabete, sull'ipertensione, perché portano una parte esperienziale della vita con la malattia. I prossimi passi, quindi, quali saranno del nostro, diciamo, laboratorio? Allora, ovviamente per noi è molto importante il dialogo con gli studenti e le associazioni studentesche, per esempio il SISM, per capire quali sono le esigenze formative degli studenti ed aiutarli a rispondere a queste esigenze formative, perché secondo noi i primi che hanno idea su quali siano i loro deficit anche dal punto di vista della formazione sono proprio gli studenti e le studentesse. Poi vogliamo continuare nella formazione appunto dei nuovi pazienti e dei caregiver per avere sempre forze nuove, storie nuove da portare dentro la facoltà di medicina e soprattutto, e questo sarà soprattutto il mio compito, vogliamo appunto riuscire a dimostrare attraverso metodologie di ricerca sia qualitative che quantitative qual è l'efficacia del fatto di portare il paziente dentro, il caregiver dentro l'università e dentro la lezione, per mostrare che appunto da queste lezioni, da questi curriculum escono dei professionisti più preparati non soltanto sugli aspetti umani ma proprio in generale sulla scienza medica. Io volevo appunto soltanto, spero che vi sia venuta voglia di, diciamo, conoscerci, spero che questo workshop vi sia piaciuto, quindi vi volevo dare soltanto qualche riferimento per contattarci. Allora, noi avremo un sito nuovo che adesso è ancora sotto costruzione, cioè lo stiamo costruendo, quindi non è, diciamo, ancora pronto, ma abbiamo un sito vecchio che però è molto bello e molto chiaro, e quindi potete fare riferimento per approfondire il nostro progetto.
Ci sono anche dei contatti mail che potete utilizzare, ho messo il contatto della prof, ho messo il mio contatto e ho messo anche il contatto ufficiale del progetto EduCare. Se conoscete qualcuno, lavorate col sito, non volete invitarci nelle vostre facoltà, adesso se non altro la pandemia ha reso possibile il fatto di essere presenti anche da lontano. Quindi insomma, se volete collaborare con noi, noi vi invitiamo a contattarci, siamo disponibili per ripetere anche per esempio questo workshop nelle vostre facoltà, nelle vostre classi. Intanto ovviamente ringraziamo Camilla per averci chiesto di partecipare, e siamo orgogliosi di questo, diciamo, di questa piccola esperienza formativa che abbiamo creato. E io faccio un attimo, se posso, dico soltanto due cose. Penso che sia stato molto efficace, cioè io ho visto uscire tante delle cose che volevamo che uscissero dalle testimonianze degli studenti, e quindi ringrazio innanzitutto i pazienti per aver offerto il loro tempo e i caregiver per aver offerto il loro tempo e le loro conoscenze, e gli studenti per essere riusciti in così poco tempo a, diciamo, raccogliere dei messaggi così tanto anche difficili. Prof, io, se lei è d'accordo, manderei il post-test. Sì, volevo solo dire un'ultima cosa, perché vorrei ringraziare anch'io Camilla e Moremed di averci ospitato, ma soprattutto l'associazione Tandem. L'associazione Tandem, no, io non ne ho ancora parlato, ma è importantissima per noi, perché è l'associazione che ha raccolto, ha curato, ha promosso il progetto, ha portato avanti in questi anni il gruppo in modo tale che arrivassimo a questo punto, in modo tale anche da realizzare sia il laboratorio che adesso la ricerca che stiamo facendo. Quindi mi sembra che sia davvero il ringraziamento più importante, e a Unimore e l'Università di Montreal, che sono i nostri, diciamo, le nostre case poi in fondo, no? In cui stiamo lavorando per questo. Quindi mi raccomando, il post-test, grazie a tutti. Ciao ragazzi, se volete accendere la telecamera così ci salutiamo. Comunque il post-test lo trovate in chat, e grazie mille per aver partecipato, spero che vi sia piaciuto. Grazie a quelli del mio gruppo anche. Grazie a tutti per aver partecipato al workshop. Vi ricordo che oggi pomeriggio continuano quelle che sono le giornate congressuali, e vi invito a partecipare anche appunto alle attività del pomeridiane. Buona giornata a tutti. Allora, grazie, buona giornata. Ciao a tutti. È stata bellissima. Ciao, grazie. Buon Moremed. No, noi moderatori, se vogliamo rimanere qua un attimo. Sì.